Prego. Volevo domandare una cosa, io sono qua come vicepresidente del 25 aprile. Abbiamo la grandissima fortuna di essere sulla via principale di Porto Urano. Per noi la festa di Sant'Andrea il sabato è sempre una preoccupazione enorme per due motivi. Prima di tutto perché io sono vicepresidente, sono la mattina alle 8 lì, mentre il mio dirigente arriva proprio tardi, devo litigare tutte le volte con gli espositori che ci bloccano le uscite di emergenza. Ora noi abbiamo 500 ragazzi nella sede centrale, 250 al Palazzo Fasolo, chiedo ufficialmente che sia mantenuto libero e rispettata la distanza del nostro portone, anche perché quest'anno per via dei lavori a Niroa e del teatro della piazzetta non abbiamo il luogo di incontro, una via di fuga, quindi dovremmo, nel caso, tocco ferro, non capiterà, ma sono sempre preoccupata come legale responsabile in assenza del dirigente, dovremmo avere la possibilità di un'evacuazione. Questo è il primo problema. A volte, negli anni passati, ho dovuto chiamare la caserma dei vigili urbani per rispettare i limiti del nostro portone. Ci dispiace perché sappiamo quanto è importante la festa, ma si tratta di 956 alunni in totale, quindi il problema è grande. Seconda cosa, chiederei se non avete ancora deciso quali tipi di stand ci siano il sabato nella parte iniziale di Via Martiri, che fosse evitato tutta quell'esposizione di vini e birre. Noi spendiamo molte ore di lavoro, anche energie e soldi, per insegnare ai nostri ragazzi che il bere è una cosa molto pericolosa, che bisogna bere moderatamente. Abbiamo ragazzi che a volte hanno dei problemi di incidenti stradali anche per il tasso alcolico, per cui chiediamo che almeno, non che non vengano fatti, perché è un patrimonio enorme della nostra area, il vino e ogni tipo di cose, però se fosse possibile non metterlo nell'area della scuola, anche perché di 956 ragazzi la stragrande maggioranza è minorenne, quindi è una maggiore responsabilità per noi, ecco. Questo sabato 28. Sabato 28, se fosse possibile saremmo veramente molto contenti.